Rose! Va tutto bene, Rose. Tutto bene. Ethan! Ethan! Forza, Ethan! Forza, Ethan, alzati! Oh no! Chris... Ethan! Ce l'hai fatta! È finita! Credo che sia finita per entrambi. Ethan! Andiamo, presto! Non ti fermare, Ethan. C'è una bomba lì dentro che raderà al suolo l'intero villaggio. Ehi, guardami. Quando esploderà, non possiamo essere qui. Cazzo. Mia ti sta aspettando. Lei è viva, capisci? È viva! Mia... mi dispiace. Ti amo. Occupati di Rose. Ehi, ehi! Ehi! Glielo dirai di persona. Coraggio, un ultimo sforzo. Vado a lei. Deve essere forte. Merda. Addio, Rosemary. Ethan. Vai! Vai, decolla subito! Aspetta! Dov'è Ethan? Fai fretta! Ce ne dobbiamo andare! No! Non possiamo andare! Non senza mio marito! Mia, siediti e metti la cintura. Non prima di avermi detto dove si trova Ethan. Lui non ci avrebbe mai abbandonata. Ora dimmi, che cosa è successo? Dove... Cos'è stato? Ti avevo detto di sederti. No. Lui dov'è? Chris... che cosa gli hai fatto? È morto! Ci ho provato. È rimasto lì per aiutarci a fuggire. Mi dispiace. Capitano! Venga qui a vedere. La BSAA non ha mandato soldati. È un'arma biologica. Cosa pensavano di fare? Ci sono ordini? Recupera la squadra. Si va alla base della BSAA Europa.
La pagheranno cara. Pensi che il bambino riuscirà a toccare la luna? Non si può fare, è troppo lontana. Nemmeno con un razzo spaziale. In quel caso sì, ma sarebbe molto, molto fredda. Ma che sciocca che sei. Non penso che la luna sia fredda come un'orca. Dico di sì. Ehi, papà. Buon compleanno. Scusa per la settimana scorsa. Ho molti test da fare. Lo sai, è così. Quando parli del diavolo... Devo andare. Ti voglio bene. Sì, l'ho trovata. Dove se no? Soprattutto oggi. Abbiamo un problema. Ci servi, Evelyn. Non ti azzardare a chiamarmi così. Ehi, era solo una battuta, Rosa. So fare cose che nemmeno Chris è in grado di immaginare. Bersaglio a tiro. Sta fermo. È tutto a posto. È solo una ragazza. Complimenti per la calma, Rosa. Gli somigli molto, sai? Lo so. Thank you.